Eccoci, signore e signori, buongiorno, buongiorno e benvenuti, benvenuti a questa giornata di festa, a questa premiazione nazionale di Bandiera Arancioni. Io sono Stefano Brambilla, sono un giornalista del Touring Club Italiano. Oggi ho il piacere di fare gli onori di casa in quella che dicevamo una giornata di festa, festa perché si festeggiano 262 comuni Bandiera Arancione, 262 comuni della nostra Italia più virtuosa, bella, eccellente, i nostri fiori all'occhiello. Come molti di voi sapranno, la Bandiera Arancione è un riconoscimento, un marchio di qualità turistico e ambientale che da oltre 20 anni il Touring assegna ai piccoli comuni dell'entroterra, quei comuni che si sono distinti per non solo per essere belli, ma anche per la loro sostenibilità, per la loro accoglienza, per il loro impegno nel valorizzare il territorio. Oggi li festeggiamo tutti insieme, intanto ringrazio tutti i comuni che vedo presenti come partecipanti, ci sono tantissimi sindaci e amministratori comunali ed è un piacere avervi con noi. Perché 262 comuni? Perché è un numero formato da due numeri diversi in realtà. 11 sono i nuovi comuni Bandiera Arancione, quelli che ricevono nel 2021, quest'anno, per la prima volta il riconoscimento, il marchio di qualità di Bandiera Arancione, per cui a loro particolari complimenti, fra poco sveleremo quali sono. Gli altri 251 comuni sono invece comuni che hanno la riconferma della Bandiera Arancione, perché è bene sottolineare da subito che Bandiera Arancione non è un riconoscimento che vale per sempre, per la vita, ma è un riconoscimento che ogni 3 anni va riconfermato. Per cui questa è la premiazione per il 2021 e fino al 2023. Nel 2024 ci sarà una nuova premiazione, una nuova riconferma delle nuove assegnazioni. Le assegnazioni poi avvengono anche durante gli anni, non soltanto ogni 3 anni, quelle nuove. Perché questa cosa? Perché ovviamente il nostro marchio vuole essere sia uno stimolo di miglioramento continuo per tutte le amministrazioni, sia un, come dire, una garanzia di qualità per il viaggiatore e per il turista, che quindi sa quali borghi sono eccellenti, quali sono accoglienti e di anno in anno, anzi di 3 anni in 3 anni, appunto, può monitorare anche lui la qualità dello stato di questi borghi. 262 può essere un numero che a molti sembrerà, non so, molto grande rispetto agli oltre 8.000 comuni che sono presenti in Italia. In realtà i comuni che si sono candidati almeno una volta sono molti di più, come poi vedremo. Per cui, insomma, tanti di loro poi hanno fatto anche una seconda richiesta dopo un percorso di miglioramento suggerito dal Touring, per cui oggi abbiamo veramente la crème della crème, quello che si dice proprio il meglio del nostro entroterra e dei nostri piccoli borghi. Partiamo con dei saluti istituzionali, anzi, partiamo con qualche nota tecnica, mi dimenticavo. Io consiglio a tutti di mettere come modalità di Zoom quella di oratore, così potete vedere chi sta parlando. E consiglio poi di fare delle domande non tramite chat, ma tramite la casella domande e risposte o question and answers, Q&A o D&R, a seconda della versione di Zoom che avete, quella a destra. Alla fine della presentazione, dopo aver svelato gli 11 nuovi borghi che hanno ottenuto il riconoscimento e 251 che l'hanno riottenuto, apriremo le domande e porremo le domande ai nostri ospiti. Dicevamo, saluti istituzionali. Ci sono delle regioni che sono presenti oggi con noi attraverso i loro assessori e diamo il benvenuto sia all'assessore al turismo della regione Piemonte, della regione Lazio e della regione Liguria. Partiamo in particolare con regione Piemonte, che è una regione particolarmente importante per Bandiera Arancioni, perché ha sostenuto l'iniziativa dal 2006 e negli anni ha supportato costantemente i comuni della regione Piemonte, nel loro percorso di candidatura. Tra l'altro, oggi il Piemonte supera un record perché da oggi è la regione con più comuni Bandiera Arancione in Italia. Quindi complimenti particolari 46 sono. al Piemonte, sono 40 le località certificate e diamo la parola all'assessore al turismo della regione Piemonte, Vittoria Poggio. Buongiorno, assessore. Allora, non mi sentite? Buongiorno. La Io sentiamo devo dire che correttamente. Come Regione Piemonte non posso che essere orgogliosa e
particolarmente soddisfatta perché siamo la prima regione che grazie al lavoro dei sindaci, dei cittadini, quindi delle comunità, hanno saputo ben interpretare il lavoro in collaborazione col Touring Club Italiano e quindi è un piacere per me essere qui e soprattutto sostenere come regione, quindi come assessorato al turismo, questa iniziativa che, come hai ben detto tu, è dal 2006 che va avanti e questo permette ai territori di valorizzare l'autenticità, i valori anche dei piccoli borghi che oggi nella nostra regione sono tanti, hanno necessità di portare all'evidenza, soprattutto in chiave turistica, quelle che sono le caratteristiche delle eccellenze culturali, delle eccellenze a tutto, diciamo, come dire, a 360 gradi, quindi anche della nostra cultura, ma soprattutto anche in chiave di sostenibilità, che sicuramente è uno degli argomenti che è richiamato dalla, diciamo, nell'agenda 2030 dell'ONU. Quindi per me è un orgoglio e non posso che fare un plauso a tutti i sindaci che ci hanno lavorato e quindi per la mia regione è davvero un momento di diciamo grande soddisfazione. Grazie assessore per la sua presenza e per le sue parole. Grazie a voi per il lavoro che portiamo avanti. Oggi è più che mai necessaria una sinergia tra territori e questa ne è la dimostrazione. Senza dubbio e senza sinergia anche con le amministrazioni regionali come la vostra, il programma Bandiera Arancioni, non dico che non potrebbe esistere, ma comunque farebbe molta più fatica. Invece proprio grazie all'impegno e alla costanza di tante regioni come Piemonte che abbiamo potuto portarlo avanti fin dal 1998 e poi negli anni sempre di più, tanto che oggi comuni in tutte le 20 regioni italiane sono Bandiera Arancioni. Io do la parola adesso a... Grazie altrettanto a lei e a voi e ai 40 comuni del Piemonte, ovviamente. Assolutamente, quelli sono i protagonisti. Certamente, fra poco sveleremo anche quelli nuovi e poi anche quelli riconfermati, per cui li nomineremo tutti. Bene, buon lavoro. Altrettanto. Dicevo dunque che lasciamo adesso la parola invece a un'altra regione molto importante per il progetto Bandiera Arancioni, per l'iniziativa, che è la regione Liguria. Perché è importante? Perché 23 anni fa, era appunto il 1998, il Touring, grazie proprio allo stimolo dell'assessorato al turismo della regione Liguria, ha colto, evidenziato il potenziale turistico dei piccoli centri dell'entroterra. Insomma, è cominciato tutto in Liguria. Assessore Berrino, buongiorno e benvenuto anche lei, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Sì, 23 anni fa è iniziata questa bella avventura che ogni anno ci riserva delle piacevolissime sorprese. Anche quest'anno ho fatto giuramento assoluto di non svelare nulla, per cui non posso che fare i complimenti a tutti i comuni italiani che sono stati riconfermati e a quelli nuovi e particolarmente ai comuni della mia amata Liguria. Confermati e nuovi, siete stati bravissimi, ringrazio come al solito il Touring Club per tutto quello che fa durante l'anno nella selezione dei comuni. Quest'anno particolarmente le Bandiere Arancioni, seguendo quello che è stato il 2030 del 2020 e anche il 2021, saranno gli ambasciatori, in questo caso in Liguria, del nostro bellissimo entroterra, scoperto da tantissimi turisti che, pur passando d'estate le vacanze al mare, l'anno scorso, come quest'anno, stanno inondando il nostro entroterra. Quindi avere le eccellenze che le Bandiere Arancioni rappresentano come territori, nella nostra Liguria, essenzialmente come entroterra, danno un valore aggiunto in più. Quindi, Grazie per quest'anno aver valorizzato ancora la nostra regione e un in bocca al lupo ai sindaci che sappiano sfruttare al meglio questo che duramente con i loro concittadini si sono conquistati, perché conquistare la Bandiera Arancione non è mai cosa da poco, mantenerla neppure. E quindi un in bocca al lupo per una bella estate 2021, sapendo che dall'anno prossimo saremo ancora qui protagonisti con il nostro entroterra, con i nostri bei borghi, con le nostre belle tradizioni e con la nostra ospitalità tipicamente ligure. Grazie mille, grazie a tutti voi.
Grazie a lei, Assessore Berrino, per le sue parole, per il suo intervento, per l'incoraggiamento che estendiamo ovviamente a tutti i comuni, a tutti i 262 comuni dell'entroterra italiano e tanti che ci stanno seguendo in questo momento. Abbiamo con noi anche l'assessore al turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado, che credo che si sia collegata da poco. Buongiorno Assessore, mi sente? E cercate me, Assessore Corrado? Sì, buongiorno Assessore. Buongiorno Assessore Corrado, l'avevo appena presentata, giunge, come dire, nel momento perfetto, grazie per essere presenti con noi, la vediamo, la sentiamo ma non la vediamo in video, ecco, adesso la vediamo. Buongiorno Assessore di nuovo, a lei la parola per un saluto, prego. Buongiorno, buongiorno a voi, scusatemi, ma oggi è una giornata particolare perché ho anche aula, quindi ci tenevo però a esserci, a essere presente perché partecipare alla premiazione delle bandiere arancioni da parte del Touring Club italiano mi riempie d'orgoglio da un lato e dall'altra parte è uno stimolo in più per continuare a sostenere i piccoli centri, i piccoli borghi e i bellissimi borghi, aggiungo, della nostra regione per migliorarsi, per innovarsi e intercettare nuovi turisti. Abbiamo una realtà, soprattutto nel Lazio, fatta di tanti piccoli comuni, la maggior parte dei nostri comuni sono tanti piccoli borghi e spesso questa cosa viene vista e viene vissuta da un lato in maniera un po' di, come dire, campanilistica, no? Di una competizione un po' campanilistica tra le varie bellissime realtà, e invece la premiazione delle nostre bellezze con le bandiere arancioni dà invece una consapevolezza di quanto il Lazio sia ricco di patrimonio inestimabile, e la particolarità di diversi borghi, di diverse bellezze, diciamo, questa consapevolezza è legata alla ricchezza di patrimonio artistico, culturale, naturalistico, di artigianato, di tradizioni che abbiamo e che si sta scoprendo sempre di più da parte dei turisti. Il monitoraggio che Touring Club italiano fa, immaginando le bandiere da un punto di vista del viaggiatore, della sua esperienza di visita, deve essere uno stimolo per tutti i territori per migliorarsi dal punto di vista dell'offerta, immaginando come accogliere il turista in modo ospitale in linea con i suoi bisogni, creando servizi di qualità. Bisogni e ricerche che la pandemia ha mutato, perché ha mutato l'offerta, ha mutato la domanda, diciamo, a livello turistico, e di conseguenza l'offerta deve essere adeguata a questi nuovi cambiamenti, ed è uno stimolo, lo dicevo all'inizio, anche per l'amministrazione regionale che rappresento, per mettere in campo politiche e strategie che permettono a livello locale di programmare e di fare una promozione che esalti le potenzialità di questi territori e li valorizzi. E per farlo, io sono assessore da meno di 4 mesi, per farlo abbiamo messo in campo un quadro, una programmazione strategica e una visione su come far ripartire il turismo, partendo dalla consapevolezza che viviamo in una regione che ha una concentrazione unica di siti UNESCO, di bellezze storiche, artistiche, culturali, ma anche eccellenze enogastronomiche, naturalistiche, che consentono ai turisti di vivere il territorio nella formula di un turismo lento, di prossimità, in chiave sostenibile, partendo da Roma, la città eterna, che deve fare da traino all'intera regione e deve fare da traino alle aree interne incontaminate e ai borghi, appunto. E ogni provincia ha il proprio punto di forza al di là di Roma. Penso a Villa d'Este, a Villa Adriana di Tivoli, alle necropoli etrusche che abbiamo sul territorio di Cerveteri e Tarquinia, patrimonio dell'umanità. Penso al patrimonio immateriale dell'umanità, come la macchina di Santa Rosa a Viterbo, la transumanza, il patrimonio naturale come le faggete vetuste che abbiamo sui Monti Cimini. Questo è giusto un brevissimo excursus per dirvi che si passa dalla natura di boschi secolari alla bellezza di posti nascosti, abbezie medievali, palazzi rinascimentali, veramente a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Ed è per far scoprire questi luoghi meno conosciuti, aumentare la permanenza dei turisti, che per far vivere, e anche per far vivere un nuovo
delle nuove esperienze rispetto alle mutate esigenze che, diciamo, all'insediamento insieme al settore ricettivo ho lanciato la misura Più notti e più sogni, che consente ai turisti, diciamo, all'obiettivo di aumentare la permanenza dei turisti sul nostro territorio e che consentirà a tutti coloro che vorranno vivere le bellezze del Lazio di avere una notte regalata dalla regione ogni 3 di permanenza presso la stessa struttura piuttosto che 2 ogni 5 di permanenza presso la stessa struttura. È operativa questa misura dal 2 luglio e lo sarà fino al 10 settembre con una anche eventuale proroga verso l'autunno. Quindi questo per dire che è importante il riconoscimento anche che arriverà oggi a Lazio con le vostre bandiere arancioni, e sono certa che porterà questo benefici reali e tangibili non solo per le imprese e il comparto del turismo, ma anche tutto l'indotto, innescando quel circolo virtuoso che è fondamentale per far bene, per far ripartire l'economia dei nostri territori. Io vi ringrazio e aspetto di vedere le nostre bandiere arancioni. Grazie a lei, Assessore, per il suo intervento, per le sue parole, per aver trovato il tempo di essere oggi con noi. Come diceva giustamente, la bandiera arancione deve essere un punto di partenza, non un punto di arrivo, proprio per valorizzare il territorio, quello del Lazio come quello di tutte le altre regioni italiane. Ricordando a tutti che avremo a breve anche l'intervento del nostro Ministro del Turismo, Massimo Del Garavaglia, che stiamo aspettando ma che ci ha promesso di essere tra noi, non poteva mancare il saluto invece del Presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi, che è collegato con noi, a cui cedo la parola appunto per un suo saluto. Presidente, mi sente? Io vi sento ma non vi vedo. Noi la sentiamo, sì, non vedo il suo video attivato. Eccolo qui, perfetto. Eccolo qui. No. La sento e la vedo. Prego, bene. A lei la parola. Grazie. Diciamo l'unico modo per affrontare questa riflessione sulla nostra esperienza è il rapporto che abbiamo sistematico con i comuni di bandiera arancione, e in realtà il nostro atteggiamento è di operare in futuro, dopo la pandemia, con un atteggiamento un po' diverso da quello tradizionale, cioè in qualche modo un atteggiamento più coesivo, più condiviso e anche più sostenibile, insomma, tra di noi che portiamo avanti questo tipo di esperienza, proprio perché pensiamo che la pandemia ci abbia suggerito anche il modo per ridisegnare, insomma, la presenza dell'associazione come tale. E rispetto a tutte le esperienze che sta un po' conducendo, certamente tutti sapete che noi siamo dalla parte di coloro che vogliono affrontare il futuro con molto pragmatismo. Ad esempio, siamo tra coloro, insomma, che vogliono riformare la globalizzazione per salvarla, insomma, e affrontando un modello di partecipazione alle decisioni più forte e più responsabile. Allora, nel nostro rapporto con i comuni sono state molte le riflessioni fatte sul futuro, ma che sono riassumibili un po' anche in questo modo. La prima riflessione è un po' questa: esiste di fatto una riscossa. La riscossa non è un termine nostro, ma insomma è un termine di molti attori del sistema, cioè una riscossa dei corpi intermedi. Se volete chiamarla così, noi preferiremmo chiamarla, insomma, definirli un po' soggetti di relazione, chi partecipa alla nostra esperienza, e come sono tutti i comuni di bandiera arancione, che in realtà rivendica però un ruolo da protagonista tra quelli che sono i cosiddetti corpi intermedi. Insomma, l'idea è di partire dal basso e non dall'alto, per evitare anche rischi di possibili, diciamo, difficoltà o fallimenti. E questo è, diciamo, un primo tema che è venuto fuori dal sistematico rapporto che abbiamo con questi, ormai sono 262 adesso i comuni. E l'altra riflessione è un po' questa: che è innegabile che sia affermato nei territori un protagonismo molto forte in generale, e vabbè, questo lo vediamo ovviamente rispetto alla salute, ma questo tipo di protagonismo
è anche un valore specifico legato sostanzialmente al turismo. Il turismo si basa su prodotti che non sono delocalizzabili, cioè, facciamo un esempio che sono i beni culturali, ma sono fortemente identitari e tipici di un paese che è stato poi definito sostanzialmente un museo diffuso, per cui considerando anche ormai l'universo del turismo più largo assolutamente dei beni culturali, certamente la centralità dei beni culturali in termini anche di attrattività internazionale rimane un punto molto forte. Sempre in questo rapporto sistematico con i comuni è venuto fuori una terza riflessione, cioè che sta cambiando progressivamente la classe dirigente nel turismo, e non solo per motivi anagrafici, che sarebbero anche i più ovvi, insomma, ma per la capacità di questa nascente classe dirigente del turismo anche a livello locale, per la capacità di interpretazione delle nuove domande, per l'uso delle nuove tecnologie, per l'approccio un po' più pragmatico e meno ideologico ai problemi, con una visione anche meno localistica e più, diciamo, programmatica come tale rispetto agli interessi anche di tipo non solo locale ma nazionale. Un altro tema di queste riflessioni, di questi rapporti con i comuni, è un po' questo, diciamo, forse è legato anche un po' all'attualità, cioè si sta tornando a parlare, forse per il risvolto che i media hanno riservato, specialmente quelli più tradizionali, al centesimo compleanno di Edgar Morin, cioè si sta tornando a parlare di un nuovo umanesimo, teso come contesto nel quale collocare una nuova gerarchia delle azioni dell'uomo, e una prospettiva quest'ultima che è certamente di evidente rilievo in un campo come il turismo, che è basato sulle relazioni tra gli esseri umani, insomma. Allora, l'elenco di queste riflessioni potrebbe anche continuare solo per rafforzare l'idea che esiste un rapporto organico tra il touring e questi attori locali del sistema. Quindi potremmo anche in qualche modo fermarci qua, tenendo conto però di una cosa, che la pandemia ci sta costringendo a una vera rigenerazione nelle nostre relazioni, ma nei comportamenti, e in particolare insomma quelli del viaggio e delle vacanze, cioè del confronto obbligato con altre culture, con altri contesti. Cioè, credo che sia opportuno in qualche modo considerare quello che è successo, che è certamente drammatico, considerarla però anche un'occasione forte di cambiamento rispetto alle numerosissime potenzialità che ha questo comparto, non solo per quanto riguarda l'economia, ma proprio per quanto riguarda il modello di relazione sostanzialmente tra la comunità di viaggiatori e le comunità ospitanti, per esempio. Ed non è un caso che noi facciamo, per esempio, del valore dell'accoglienza uno dei valori più caratteristici di questo tipo di esperienza. Ora, non voglio intrattenervi su questo tipo di tematica e fare dei bilanci, dico solo che questa storia di questi anni ha dato molti frutti, e se questi sono venuti, per cui l'esperienza di Bandiera Arancione è diventata emblematica e fortemente anche simbolica, è dovuta proprio a coloro che l'hanno fatta, più che a coloro che l'hanno pensata o che loro che l'hanno, coloro che l'hanno messa in essere. Cioè, i protagonisti di questa storia sono le comunità, e questo è molto significativo di come ogni comunità rivendica un diritto e deve essere in questo caso molto sostenuta nella sua azione a difendere le proprie identità, ma diventare anche attrattiva, di essere assolutamente competitiva, di essere il tassello di un progetto che si chiama Bene Comune, che in questo caso si chiama Italia. Cioè, per noi ha senso dare un valore universale a un'esperienza che non ha nulla sostanzialmente di localistico. Questo è un po' il pensiero della nostra associazione rispetto a questo tipo di esperienza.
Non so se sono rimasto nei tempi, va bene così, insomma, sì. Va benissimo, Presidente. Sì. Grazie mille per le sue parole, per il suo intervento che ha contestualizzato nell'esperienza di Turing e nell'esperienza sul territorio nazionale l'iniziativa Bandiera Arancioni. È giunto ora il momento di entrare nel vivo, quindi di rivelarvi a tutti quali sono le 11 nuove Bandiere Arancioni, quali 11 borghi, quali 11 comuni da oggi possono sventolare la loro bandiera sul loro campanile, sul loro municipio o comunque sulla loro opera d'arte principale, sul loro monumento principale, come già fanno tanti altri oggi in tutta Italia. Per farlo io lascio la parola alla mia collega Isabella Andrighetti, che è la responsabile certificazioni e programmi territoriali del Turing. Isabella, buongiorno, a te la parola per introdurci le 11 new entry. Buongiorno a tutti, bentrovate, bentrovati a tutti. Diciamo che questa crescente attenzione verso i piccoli centri dell'entroterra, come evidenziato un po' da tutti gli interventi istituzionali che mi hanno preceduto, non può che inorgoglirci in qualche modo, in quanto 23 anni fa la nostra associazione è stata la prima a riconoscere e puntare sull'attrattività di questi territori, ideando proprio un'iniziativa specifica a loro dedicata. E intravedendo soprattutto l'opportunità che lo sviluppo turistico, chiaramente in chiave sostenibile, poteva rappresentare per i borghi in termini di rivitalizzazione sociale ed economica. Questa nuova centralità assunta dalle aree cosiddette marginali, nuova centralità sia nelle politiche di sviluppo ma anche proprio nelle scelte di viaggio dei turisti negli ultimi anni e poi chiaramente con una forte accelerata nell'ultimo anno e mezzo, non solo ci rende orgogliosi ma soprattutto ci stimola ad un ulteriore e crescente impegno affinché i riflettori, insomma, che oggi vediamo tutti essere puntati su queste realtà, non si spengano nel momento in cui la situazione sanitaria permetterà di tornare a viaggiare e a muoversi con una certa libertà di movimento in tutto il mondo. Quindi le 262 bandiere arancioni che assegniamo oggi con molto piacere e soddisfazione hanno superato un'approfondita e attenta analisi da parte del Turing Club italiano che verifica oltre 250 indicatori. Negli anni, in questi anni di lavoro, su oltre 2.300 comuni analizzati, solo l'8% ha ottenuto il riconoscimento. E un altro dato che secondo me è molto interessante e evidenziale è che il 18% dei comuni certificati ha raggiunto il riconoscimento, quindi la bandiera arancione, in seconda istanza, che significa che è stato certificato dopo aver realizzato dei suggerimenti dati dal Turing a seguito di una prima analisi. Questo è interessante perché dà la misura del contributo concreto che l'iniziativa apporta allo sviluppo turistico locale, sempre ovviamente sostenibile, e soprattutto lo stimolo che riesce a dare ai territori verso questo processo di miglioramento continuo dell'offerta l'offerta locale. Oggi quindi siamo qui per premiare con grande soddisfazione, devo dire anche con un po' di emozione visto i mesi complicati dai quali veniamo, i 262 piccoli centri eccellenti dell'entroterra italiano con la bandiera arancione, che è un premio che riconosce non solo l'impegno di amministratori capaci e lungimiranti anche in qualche modo, ma riconosce anche le imprese locali, mi riferisco ad esempio a quelle dell'ospitalità, della filiera agricola, piuttosto che le imprese culturali, che hanno fatto la scelta di puntare sulla qualità. E soprattutto quello che fa la bandiera arancione riconosce la dedizione e la passione, direi anche, delle comunità locali nel custodire il territorio in cui vivono e soprattutto il territorio che amano. Quindi la bandiera arancione, mi viene da dire, è anche un po' un riconoscimento della capacità di progettare e lavorare insieme in contesti piccoli e a volte anche piccolissimi. Pensiamo ad esempio al comune di Bergolo in provincia di Cuneo, che è la più piccola località certificata con la bandiera arancione, conta solo 56 abitanti. Ma
Direi che è arrivato quindi il momento di scoprire insieme quali sono le 11 nuove località certificate, e partiamo proprio con il Piemonte che, come diceva Stefano Brambilla e anche l'assessore Poggio, diventa oggi la regione più arancione d'Italia. Diamo quindi il benvenuto a Canelli, una delle capitali mondiali del vino, proprio immersa nelle colline astigiane, dove apprezzare i suoi paesaggi, ma anche le viscere delle colline tufacee, dove le colline canellesi sono vere e proprie cattedrali sotterranee. Congratulazioni poi anche a Castagnole delle Lanze, splendido centro storico tra le Langhe e Monferrato, dove è possibile anche addirittura adottare un filare di vitigno Barbera d'Asti e ricevere a casa alcune bottiglie di ottimo vino, e anche a Revello, in provincia di Cuneo, situato proprio all'inizio della Valle del Po, dove poter visitare l'abbazia splendida di Santa Maria di Staffarda e assaporare il pregiato asparago dolce di Revello. Facciamo poi anche le congratulazioni a Rosignano Monferrato, nel cuore del Monferrato casalese, il cui centro storico è arroccato su un suggestivo costone di roccia arenaria, conosciuta per i suoi vini e per il suo tartifo bianco. Entra poi anche nelle 40 località certificate del Piemonte, il più noto comune di Susa, la cui storia ha veramente delle origini antichissime, tutt'oggi visibili nel suo ricchissimo patrimonio architettonico, dall'Arco di Augusto alla Porta Savoia, ma solo per citarne alcuni. Ed infine diamo il benvenuto al comune di Trisobbio, antico borgo medievale, dalla caratteristica struttura a cerchi concentrici, immerso tra i vigneti, che unisce le caratteristiche, diciamo, dell'Alto Monferrato con la vicina eccellenza dell'Appennino Ligure. Ed è proprio in Liguria che andiamo ora, è la seconda regione dove andiamo a scoprire le due nuove località certificate. Thank you.
facciamo le nostre congratulazioni anche al borgo medievale di Badalucco, con i suoi stretti caruggi, totalmente circondato da colline terrazzate coltivate ad ulivi, castagni ed orti, dove viene coltivato il fagiolo di Badalucco, che è un vero vanto del territorio, e a Vallebona, un paese che odora di fiori di mare perché è inserito proprio in una valle aperta, i cui panorami spaziano dal mare alla collina, dove poter assaporare un prodotto tipico molto particolare come l'acqua di fiori di arancio amaro. Proseguiamo quindi il nostro viaggio nei borghi eccellenti d'Italia con la nuova assegnazione in Lombardia. Caloroso benvenuto quindi al comune di Ponti sul Mincio, che con il suo castello scaligero domina le dolci colline moreniche a sud del lago di Garda, proprio lungo il fiume Mincio, un territorio veramente ideale per gli amanti del cicloturismo. Ora ci spostiamo un po' più sud e arriviamo in Umbria per scoprire una nuova bandiera arancione. Siamo lieti quindi di accogliere Nocera Umbra tra le 10 località certificate della regione, borgo di origine antichissime, conosciuto come città delle acque, soprattutto per le sue acque minerali. Colpito pesantemente dal sisma del 1997, ha saputo reagire recuperando il più possibile lo splendido patrimonio che avete potuto intravedere in questo breve video. Concludiamo quindi la proclamazione delle nuove bandiere arancioni 2021-2023 con la Regione Lazio. Salgono così a 20 i borghi certificati del Lazio, con il comune di Subiaco, al quale diamo il benvenuto e facciamo le nostre più sentite congratulazioni. Subiaco è il cuore pulsante della Valle dell'Aniene, a circa un'ora da Roma. Un borgo medievale ricco di storia, arte e cultura, culla del monachesimo e della stampa. E quindi qui concludiamo la nostra presentazione delle 11 nuove località certificate e procediamo dopo con le conferme dei comuni sottoposti a verifica. Grazie Isabella, grazie per averci presentato le 11 new entry del 2021 di Bandiera Arancioni e complimenti a tutte le amministrazioni, tutti i sindaci e a chi ha creduto nelle loro candidature. È arrivato tra noi il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Ministro, buongiorno e grazie per aver trovato un qualche minuto del suo tempo nell'agenda della giornata. Le lascio la parola per un suo intervento, per un suo saluto. Eccoci, buongiorno. Ci tenevo, nonostante la confusione di questa giornata, a partecipare brevemente a questo vostro incontro perché è esattamente nella direzione di quello che dobbiamo fare, non che vogliamo fare, quello che dobbiamo fare come paese. Noi stiamo cercando di improntare l'azione del rinato Ministero del Turismo, fortunatamente, non per me, ma penso proprio per il sistema, perché ne abbiamo veramente bisogno come Italia, sostanzialmente due linee guida. Uno, ampliare l'offerta turistica nel tempo e nello spazio. Quindi nel tempo vuol dire godere dell'Italia tutto l'anno e non solo
nella bella stagione estiva e nella bella stagione invernale, e nello spazio c'è distribuire il flusso turistico non solo nei grandi attrattori, ma in tutta la bella Italia. Quindi banalizzo il concetto: se un americano viene a Roma e non va a vedere Villa d'Este a Tivoli, c'è un problema, vuol dire che non siamo in grado di vendere bene il nostro prodotto. E per fare questo serve quello che state facendo voi, cioè valorizzare la bellezza dell'Italia poco conosciuta. E quindi lo si fa come? Lo si fa con la qualità. È la qualità che consente di vendere meglio il prodotto Italia. Per cui il fatto che voi andate a certificare questa qualità migliora la possibilità di produrre un'offerta integrata, forte, che è quello che dobbiamo fare tutti insieme. Per cui congratulazioni per quello che fate da anni e congratulazioni ai sindaci che hanno ricevuto questo giusto premio e per quanto possibile sappiate che il Ministero è al vostro fianco per affiancarvi e sostenervi nel creare un'offerta turistica che porti il flusso turistico in tutta la nostra bella Italia. Questo è il nostro compito, questa è la nostra missione, facciamolo tutti insieme. Grazie Ministro, senz'altro ha pronunciato delle parole chiave anche per noi, come ben sa, qualità, destagionalizzazione, valorizzazione delle aree interne, insomma siamo assolutamente d'accordo e grati anche al Ministero che ha sempre creduto, appoggiato l'iniziativa Bandiera Arancioni e che sicuramente continuerà a farlo, per cui grazie di essere stato con noi e delle sue parole, del suo incoraggiamento che ovviamente estendiamo a tutti i 262 comuni che oggi vengono premiati con la Bandiera Arancione, che sono proprio il fiore all'occhiello, come dicevamo, della nostra bella Italia ancora da scoprire e sempre più da valorizzare. Buon lavoro, a presto. A voi, a presto, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Benissimo, ringraziamo ancora il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Noi procediamo ed è adesso il momento della seconda fase della premiazione nazionale di Bandiera Arancioni 2021. Parleremo adesso dei 251 comuni che si sono meritati la ricertificazione perché sono stati certificati nuovamente per il prossimo triennio. Prima però io voglio dare la parola a qualcuno che ha sempre seguito Bandiera Arancioni, anzi è diventato poi il presidente dell'associazione Paesi Bandiera Arancioni, adesso lui vi spiegherà bene che cos'è l'associazione Paesi Bandiera Arancioni e perché è importante. È il sindaco di Dolceacqua, un piccolo comune della Liguria, Fulvio Gazzola, buongiorno e benvenuto. Grazie mille dell'invito. Sì, mi fa molto piacere partecipare, intanto perché quando si allarga una famiglia è sempre piacevole festeggiare l'arrivo di nuovi appartenenti. Allora, l'associazione cosa? L'associazione, intanto, ne fanno parte i comuni che dopo aver ottenuto la bandiera arancione aderiscono al piano di marketing del Touring Club Italiano, che è una cosa molto importante perché quello che noi diciamo sempre, il marchio non può essere solamente una mera targa stradale o una pergamena nell'ufficio del sindaco, ma deve essere qualcosa di un inizio di un nuovo percorso. Ed essendo tutti piccoli comuni, mettere ogni anno questa quota che è parametrizzata al numero di abitanti consente al Touring Club di fare una grande attività di promozione. Perché mai come quest'anno l'offerta turistica dei piccoli comuni dell'entroterra, come i nostri, è l'offerta centrata, quella che oggi è la vera domanda del turismo di oggi. Perché è evidente che dopo la pandemia si è riscoperto quello che vuol dire vivere all'aria aperta, cercare luoghi dove è possibile praticare sport, appunto all'aria aperta, e avere concentrati quello che è cultura, quello che è tradizioni, quello che è prodotti tipici e chiaramente anche un'ospitalità un po' diversa, più casalinga, ma sicuramente meno fredda dei grandi alberghi. Quindi l'offerta dei piccoli centri e poi se di qualità come la di Arancione sicuramente è un'offerta vincente e dobbiamo in qualche modo cominciare a promuoverla. L'associazione cosa fa? Appunto riunisce questi comuni e fa un'attività se vogliamo di passaparola, cioè cerchiamo di prendere quelle che sono le buone pratiche affrontate da alcuni comuni e portarle a conoscenza di tutti. Realizziamo eventi nazionali come Plein Air, che quest'anno è un evento che raggiunge la 13ª edizione, è un incontro di camper spalmato in tutti i paesi bandiera arancione. Quest'anno per il primo anno abbiamo aderito al Master Monte Carlo Master of Oil, che è un premio internazionale di oli a cui abbiamo fatto partecipare i produttori dei paesi bandiera arancioni.
organizziamo convegni tematici, l'ultimo è il 2019 nel Principato di Monaco, un convegno sull'ambiente, facciamo accordi nazionali con aziende tipo come Enerix per quanto riguarda le installazioni di colonnine per le cariche elettriche, da quest'anno abbiamo un accordo anche con Bicharge, abbiamo fatto accordi con Invit per capire come portare il 5G nei nostri paesi, Casa dell'Acqua, cioè una serie di attività che consentono a tutti i comuni, perché ricordo come diceva prima Isabella Andrighetti, molti di questi sono piccoli, non sono neanche strutturati per portare avanti dei progetti e quindi cerchiamo di mettere anche a loro la disponibilità di poter utilizzare e proporre nuovi servizi ai turisti. Perché l'importanza di questo marchio, che io sottolineo sempre, è un impegno anche gravoso per le amministrazioni comunali, perché, come avete ben spiegato, prima ogni 2 anni, ma adesso ogni 3 anni, c'è un ricontrollo della qualità dei parametri che vengono selezionati. Quindi i comuni devono per forza continuare a investire in qualità, anzi, alzare l'asticella e progredire con nuovi servizi. Ci sono dati che sicuramente avremo modo, il Tunio avrà modo di spiegare ai nuovi entrati, che c'è stata proprio una crescita costante in questi anni di questi paesi nell'offerta turistica. Dolciacqua è stato uno dei primi comuni ad avere la bandiera arancione e sono evidenti i cambiamenti che ha avuto verso l'offerta di nuovi servizi e verso l'offerta di maggiore qualità dell'offerta stessa. Quello che è importante è che questo venga percepito anche dalle attività turistiche recettive del paese, perché anche loro possano migliorare e aumentare quello che è l'offerta turistica del proprio paese. Quindi io mi congratulo ovviamente anch'io con i nuovi entrati, sicuramente avremo modo di incontrarci, spiegare meglio quali sono le attività e avere dei suggerimenti anche con loro per come migliorare e migliorarci perché l'offerta del turista sia sempre migliore. Grazie Giulio per il tuo intervento e per aver spiegato cos'è l'Associazione Paesi Bandiera Arancione, ma anche per aver ricordato che la bandiera arancione è un punto di partenza e deve essere condivisa da tutta la comunità, non è soltanto un riconoscimento, non è soltanto un cartello da mettere all'ingresso del borgo, come tu stesso ci ricordavi, o una bandiera da far sventolare, ma deve essere proprio un volano per andare a migliorarsi sempre e per andare a valorizzare sempre di più il territorio. Hai parlato di molti parametri con cui il touring concede, con cui il touring osserva i territori attraverso l'analisi di miei colleghi che spesso come ghost visitor vanno a visitarli in forma anonima proprio per valutare le loro caratteristiche, le loro buone pratiche sul territorio. A spiegarci qualcosa di più di questi parametri, di come noi li abbiamo pensati e poi appunto ad andare a far vedere, a mostrare, a ringraziare i 251 comuni che hanno ripresentato la loro candidatura e che sono stati ricertificati dal Touring. Io invito di nuovo la mia collega Isabella Andrighetti per introdurci a questo slideshow dell'Italia migliore. Isabella, te la parola. Grazie mille Stefano, ringrazio anch'io appunto sia il ministro Garavaglia e anche Fulvio Gazzola per l'impegno, per la collaborazione di questi anni di lavoro, di intenso lavoro insieme. Dopo aver dato il benvenuto quindi agli 11 comuni nuovi certificati, direi che è arrivato anche il momento di premiare quello che è l'importante risultato raggiunto dai 251 comuni in tutta Italia che hanno superato la verifica triennale. Queste località infatti non solo hanno mantenuto gli standard di qualità nel tempo, ma hanno anche superato nuove sfide perché il modello d'analisi territoriale che soggiace all'iniziativa Bandiera Arancioni è oggetto di continuo aggiornamento nei contenuti e nei parametri di valutazione. In particolare la sostenibilità, l'innovazione sociale e lo sviluppo digitale sono i 3 ambiti che hanno assunto nuovo peso nel sistema di valutazione del touring in questi ultimi anni, con l'inserimento anche di nuovi indicatori, sempre più sfidanti poi per le realtà che come abbiamo visto sono piccole spesso, piccolissime e marginali. I comuni che sono stati sottoposti a verifica e che hanno dovuto ripresentare ex novo la propria candidatura,
hanno superato brillantemente queste nuove sfide che hanno dovuto affrontare. Se pensiamo ad esempio all'ambito ambientale, ci sono veramente dei piccoli comuni certificati con la bandiera arancione che hanno delle performance direi quasi eccezionali. Mi riferisco ad esempio alla gestione dei rifiuti, con comuni che arrivano a raccogliere fino al 90% di rifiuti in modo differenziato, e questi comuni sono distribuiti tanto al nord quanto al sud Italia. Un altro tema invece è quello della mobilità elettrica. Pensate che ad oggi, anche grazie appunto a questi accordi stipulati dall'Associazione Paesi Bandiera Arancione, oltre il 60% dei comuni Bandiera Arancione è in grado di offrire delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, quindi è pronto di fatto ad accogliere chi si muove in modo rispettoso dell'ambiente. Oltre a questo, sono tantissime anche le esperienze di economia circolare che troviamo in questi piccoli centri eccellenti dell'entroterra, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle comunità locali con formule come quella della cooperativa di comunità, riescono allo stesso tempo a valorizzare le tradizioni locali e a limitare gli impatti ambientali magari delle produzioni tipiche. E infine l'altro ambito interessante è quello dello sviluppo dell'innovazione digitale, quindi molti comuni hanno adottato delle soluzioni digitali non solo per la promozione online, quindi chiamiamola quasi più classica, ma anche proprio per favorire l'esperienza di visita del viaggiatore in loco. A questo punto direi che non ci resta che conoscere tutte le 262 località eccellenti d'Italia e soprattutto facciamo le nostre più sentite congratulazioni a tutti i sindaci, ma soprattutto, come ci siamo detti fino ad ora, a tutti i cittadini di questi borghi, di questi piccoli centri, per questo importantissimo e meritatissimo traguardo. E soprattutto facciamo un invito a tutte le persone a godere dell'accoglienza autentica e sorprendente che questi piccoli centri dell'entroterra italiano certificati con la bandiera arancione sanno offrire.
Li avete visti davanti alle chiese, sulle torri, sulle mura, persino su una rotoballa, i 262 sindaci o amministratori di comuni bandiere arancioni premiati. Ancora una volta complimenti a tutti voi, è stato quasi emozionante vedere tutte queste bandiere arancioni in giro per l'Italia, nell'Italia più bella, nell'Italia più vera, nella nostra Italia delle aree interne, vederli rappresentati in questo breve slideshow. Ci scusiamo se qualcuno si è visto troppo piccolo o si è visto troppo brevemente, ovviamente era un modo per cercare di dare visibilità a tutti. In questo momento ci sarebbe stata, se la premiazione nazionale fosse stata in presenza, ci sarebbe stata la foto di gruppo, così come è successo a Genova e a Milano qualche anno fa. Purtroppo quest'anno non abbiamo potuto farla, non abbiamo potuto fare una premiazione in presenza. Speriamo davvero di poterla fare presto in una prossima occasione e di ritornare in quei bei momenti dove c'erano più di 200 sindaci tutti insieme a fare una foto per rappresentare la nostra Italia delle bandiere arancioni. Dunque, la presentazione, la premiazione di oggi è finita. Se c'è qualche domanda, per favore fatela appunto nella casella domande e risposte qui sotto. Io ricordo che alle 12:30, quindi fra poco, abbiamo invitato tutte le amministrazioni, tutti i sindaci a una scampanata di festa nei paesi bandiera arancioni premiati, proprio per simboleggiare il riconoscimento ottenuto e per condividerlo con tutta la comunità. Ci è sembrato un modo per dire a tutti i territori che è un giorno appunto per festeggiare l'avvenuta premiazione e insomma la valorizzazione per i prossimi anni. Ovviamente chi può farlo lo condivida poi sui social, e volentieri noi lo riprenderemo sui canali di Bandiera Arancioni e di Touring Club Italiano. Cosa dire ancora? Che auguriamo a tutti una buona estate. L'estate scorsa ha visto, nonostante la crisi, nonostante il Covid, ha visto tante presenze in più nei borghi bandiera arancioni. Abbiamo fatto un'indagine per oltre il 60% dei borghi, il 66% ci ha detto che la stagione è andata ancora meglio di quella degli anni passati, se non ha avuto delle presenze similari, per cui ci auguriamo, e tutti i segnali ci sono, perché anche quest'estate sia un'estate italiana, ma non solo l'estate, perché come dicevamo prima, come dire, la valorizzazione del territorio passa anche attraverso una destagionalizzazione, quindi una sua fruizione per tutto il corso dell'anno. Buona estate a tutti i comuni, io ringrazio ancora una volta tutti coloro che sono intervenuti, gli assessori al turismo della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lazio, ovviamente il ministro del turismo Massimo Garavaglia che è stato con noi, ringrazio Fulvio Gazzola, sindaco di Dolce Acqua, ringrazio ovviamente il presidente del Touring Club Italiano Franco Iseppi, la mia collega Isabella Andrighetti e poi i colleghi del Touring Club Italiano che con tanta passione ogni giorno lavorano per l'iniziativa Bandiera Arancioni. Concetta Mangiafico, Andrea Bora, Laura Greppi, grazie anche a voi, perché senza ovviamente lo staff touring tutto questo non sarebbe possibile. Vi auguro ancora una buona giornata e ci rivediamo presto sui nostri canali, sui nostri social e poi ovviamente sul territorio per scoprire da vicino i 262 borghi dell'Italia eccellente. A presto, buona giornata.